Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo video sarà un video molto diverso dal solito, sarà un video informativo per quanto riguarda il set point e il settling point. Sono due argomenti che mi hanno particolarmente colpito e piaciuto, questo perché mi ci sono ritrovata veramente tanto. Adesso vi spiego. Prima di spiegarvi però cosa sono queste due parole, cosa significano, vi voglio raccontare una storia per semplificarvi il tutto. Sono due persone, persona 1 e persona 2, chiamiamole. La persona 1 e la persona 2 sono due amici che hanno stesse abitudini di vita, vanno a scuola e sono piccolini, quindi sono bambini. La persona 1 è tendenzialmente molto magra, mentre la persona 2 invece è abbastanza in sovrappeso. La persona 1 si iscrive, magari fa uno sport, si iscrive in palestra, inizia a mangiare bene e vede che raggiunge molti risultati positivi. La persona 2 fa le stesse cose della persona 1, visto che sono amici, ma raggiunge i risultati della persona 1 con molta molta difficoltà. Riesce a dimagrire, ma non quanto vorrebbe, e ci vuole veramente molto molto tempo. La persona 1 può permettersi anche di sgarrare molte più volte della persona 2, la quale non prenderà molto grasso o comunque molto peso. Mentre la persona 2, anche se comunque sia sgarra una volta, prende molto peso e addirittura tende ad ingrassare molto di più rispetto alla persona 1. Cosa vuol dire questo? Beh, è tutta questione di set point. E con questo cosa voglio starvi a spiegare qua? Allora, vi voglio spiegare che innanzitutto cos'è il set point, perché vi ho raccontato questa storia, adesso andiamo al punto. Il set point è la quantità di grasso che il nostro corpo ritiene fisiologico ideale, quindi per star bene e vivere tranquillamente con se stessi, ok? Per star bene in salute. Perciò il set point si stabilizza da bambini. Questo valore, set point, è fissato dentro una zona del cervello chiamato ipotalamo, proprio qua, il quale viene influenzato dai processi metabolici fin dalla tenera età. Se un bambino, prima dello sviluppo, è sempre stata una persona a sovrappeso, un bambino, una bambina, indifferente, è sempre stata comunque una persona in sovrappeso, avrà molti più adipociti rispetto ad un bambino che è sempre stato magro. E cosa voglio dirvi con questo? Che avrà più difficoltà a perdere peso rispetto a una persona che è sempre stata magra. Questo perché gli adipociti che ormai si sono formati da bambino non andranno mai più via. Magari la persona che è sempre comunque stata in sovrappeso vorrà dimagrire, riscontrerà molta 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 difficoltà, soprattutto a perdere peso in breve tempo, e non riuscirà mai ad eliminare totalmente questi adipociti, ma se ne riducono soltanto le dimensioni, ovvero si svuotano fra virgolette. Ma quando tornerà a mangiare un pochino di più rispetto a quello che magari mangiava precedentemente quando è dimagrito, questa persona ingrasserà in un tempo veramente molto breve e questi adipociti, diciamo, ritornano alle dimensioni originali e per questo si riempiono nuovamente. Il numero degli adipociti, come vi ho spiegato, non si cambia, quindi è irreversibile, perciò nemmeno dopo un forte dimagrimento possiamo ridurre di tanto questo numero di questi adipociti, che sono queste celluline di grasso che abbiamo nel corpo. Cosa vuol dire in poche parole set point? Il set point, diciamo che è una cosa fissata nel nostro cervello sin da bambini, perciò è una cosa che non potrà mai cambiare, quindi il set point nostro rimarrà per sempre quello, soprattutto anche dopo la fase di sviluppo se noi siamo sempre in sovrappeso. Tendenzialmente chi dopo la fase di sviluppo rimane comunque in una fase di sovrappeso, diciamo che ne prenderà le conseguenze in futuro se vorrà provare a dimagrire. Con questo non vuol dire che non potrà mai riuscire a dimagrire e raggiungere il fisico che vorrà, però troverà molte molte difficoltà nel suo percorso. Quando scendiamo al di sotto del nostro set point tendiamo ad avere molta fame, quindi cosa facciamo involontariamente? Tendiamo a stuzzicare un po' di più, quindi il nostro corpo cerca di farci mangiare di più per farci tornare al nostro set point. Tendiamo quindi a diminuire la nostra attività fisica, a muoverci di meno. Questo perché diciamo che il nostro organismo entra in una fase di allarme, perché scendiamo al di sotto del nostro set point. Mentre quando siamo al di sopra del nostro set point invece succede la cosa contraria: il nostro corpo vorrà tornare sotto,
quindi vorrà tornare alla normalità, perciò tendiamo a muoverci di più, a mangiare anche un po' di meno, eccetera eccetera. Comunque è la cosa inversa. Il set point si può cambiare? No, il set point rimarrà questo per tutta la vita, perciò se una persona vorrà mettersi a dieta deve avere la determinazione giusta, la costanza giusta di riuscire a tenersi quella fame che purtroppo per i primi periodi, che sono abbastanza lunghi, non andrà mai via. Perché mi ha colpito molto questo argomento? Proprio perché anche io da piccola ero molto sovrappeso, perciò diciamo che prima di fare una gara io ho patito veramente le pene dell'inferno per riuscire a raggiungere una quantità di grasso minima per andare naturalmente su un palco per gareggiare. Per me non è stato per niente niente facile, questo perché io ho un set point molto alto e perciò ho patito veramente tanta fame per fare questa gara. Non è stato semplice raggiungere il mio obiettivo, però comunque, come vi ho spiegato, con costanza, determinazione e motivazione tutti ce la possono fare. Se ce l'ho fatta io, potete farcela tutti veramente, quindi ragazzi non preoccupatevi, e non è una scusa plausibile questa, come mi sento spesso dire. Mentre che cos'è il settling point? Il settling point invece è la quantità di grasso corporeo a cui il nostro corpo si abitua rispetto alle nostre abitudini alimentari, stile di vita, allenamento. Il settling point può cambiare, certo che può cambiare, perché se naturalmente di punto in bianco una persona per esempio come me, che si allena 5 volte su 7 giorni o 6 su 7 in fase di gara, o mi è capitato anche 7 su 7, comunque una persona molto attiva che comunque non sta mai ferma, smette di fare tutto, sta su un letto, è ovvio che il nostro settling point inizia a cambiare e perciò tendiamo a ingrassare. Il settling point è molto importante perché questo valore ci dà la possibilità di giocare sopra il set point, il quale, ripeto, non si può cambiare, ma se noi adottiamo uno stile di vita più sano, più attivo, con abitudini alimentari equilibrate, il nostro settling point migliorerà di netto. Perciò noi possiamo nascondere questo set point, far abituare il nostro corpo a stare a magari a quelle calorie lì. Diciamo, su questo settling point ci si può giocare altamente, perché se il set point, come avevamo detto prima, non si abbassa mai, noi possiamo sfruttare il nostro settling point dove è possibile trovare quindi un equilibrio fra abitudini alimentari sane, equilibrate, un allenamento costante e uno stile di vita abbastanza attivo. Perciò diciamo che possiamo nascondere questa cosa del set point, ok? Il quale, ripeto, che non potrà mai mai cambiare. Quindi se noi, come ho detto prima, riusciamo a stare leggermente sotto il nostro set point, il settling point, anche questo, cambierà e ci aiuterà a sentire comunque meno la fame, insomma, perché il nostro corpo si abitua alla quantità di grasso corporeo che abbiamo, anche se è minore del set point nostro. Perciò abituandosi noi possiamo nascondere questa cosa del set point ed avere un dimagrimento molto più facile. Vi ho spiegato cosa vuol dire set point, vi ho spiegato cosa vuol dire settling point, quindi mi raccomando, se anche voi come me, perché io sono la prima, eravate in sovrappeso da bambini e comunque sia, guardando questo video vi ritrovate in quel che sto dicendo, mettetevi veramente sotto, quindi come vi ho spiegato, costanza, motivazione e determinazione, abitudini alimentari sane, allenamento costante e uno stile di vita attivo, vedrete che ce la farete anche voi a raggiungere il vostro obiettivo fisico. Quindi questo non deve essere una scusa per non iniziare a fare qualcosa di concreto per raggiungere il vostro obiettivo fisico, mi raccomando. Se ce l'ho fatta io, come vi ho spiegato, ce la possono fare veramente tutti. Il video si conclude qua, è stato un video breve. Spero che vi sia piaciuto questo tipo di argomento, il quale secondo me è molto importante da conoscere. E noi ci vediamo al prossimo video e magari al prossimo argomento informativo riguardante il dimagrimento o magari la massa muscolare in sé per sé. Quindi io vi ringrazio di aver visto questo video. Se sei arrivato fin qui vuol dire che ti è piaciuto, quindi lascia un bel like, iscriviti al canale, attiva la campanellina, magari lascia un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!